Siamo qui con coach Alessandro Crotti, allenatore della Juve Cremona, squadra del girone B qualificata alla Coppa Italia del 2022. Coach, Cremona è una città di basket, una delle poche piazze in Italia a poter vantare due realtà cestistiche di alto livello. Le chiedo di presentare la sua squadra e di fare un po' una panoramica per chi non avesse seguito fino a questo momento i suoi ragazzi, per capire quali sono i punti di forza. Allora, sì, innanzitutto buonasera a tutti. Cremona vive di basket, abbiamo una squadra in A1 che è la Vanoli e c'è anche parecchio campanilismo, quindi diciamo che noi siamo un po' la Cenerentola della città in questo momento, però chiaramente stiamo cercando di fare il meglio possibile per così trovarci il nostro posto al sole. È una squadra che in origine era nata per fare bene, è una squadra che siamo partiti molto a fari spenti, senza grandi ambizioni, tant'è che nel ranking estivo non ci accreditavano di grandi traguardi. Ci siamo costruiti settimana dopo settimana in palestra, secondo me con un roster, diciamo, di primo livello. Abbiamo fatto una scelta di giocare una pallacanestro differente, dove diciamo che per dire alla calcistica giochiamo col falso 9, no? Un po' di small ball, ma con giocatori tutti abbastanza di taglia grossa, diciamo più gli esterni che i lunghi, siamo abbastanza uniformati a livello fisico e questa cosa per ora ci ha consentito innanzitutto di avere un approccio difensivo di primo ordine e poi dai, di esprimere anche una pallacanestro leggermente differente ma produttiva. Cremona si presenta alla Coppa Italia come seconda forza del girone B e tra le squadre qualificate è prima in assoluto per defensive rating, 83.3, facendosi interprete di un gioco moderno fondato sullo small ball e sul falso 5. Come evidenziato dal coach, però, lo small ball di Cremona è eseguito non da giocatori esattamente piccoli. L'altezza media della squadra è infatti di 192,9 cm e solo nel reparto guardie, nello specifico, quindi teoricamente il reparto dei piccoli, l'altezza media è di 190,1 cm. Lei ha parlato, presentando la sua squadra, di una modalità di gioco molto, molto giovane come lo small ball e il falso 5. Ritiene che sia il basket di serie B pronto a poter accogliere anche le rivoluzioni cestistiche e i modi più recenti di schierare le squadre, oppure c'è ancora una resistenza da parte delle squadre che militano in questa lega? Ma io penso che vada molto a gusto degli allenatori, c'è chi preferisce il lungo d'area, c'è chi preferisce magari i lunghi dinamici, ma a me qualche anno fa, diciamo in una situazione del genere, quando allenavo Orzi Nuovi, aveva pagato dividendi importanti questo modo di giocare, è un modo che mi appartiene, mi piace, poi è ovvio che non è l'unica pallacanestro che esiste, io stesso se dovessi avere un centro, faccio un esempio tipo Bortolin, quello di Mestre, l'argentino, visto che mi avevi detto che seguite più il girone C e il girone D, che secondo me è veramente un califfo incredibile, cioè non lo farei giocare come faccio giocare adesso la squadra, quindi secondo me a livello coaching bisogna essere versatili e cercare di far rendere sempre al meglio i propri giocatori. Certo è che bisogna sperimentare, dai, io non ci sono arrivato a questo modo di far giocare le mie squadre casualmente, ma con anni e anni e anni di lavoro, studiando i minimi dettagli e cercando di anno in anno, cercando di migliorare quello che si fa. Poi certo che la grossa differenza la si fa d'estate quando si costruisce la squadra, bisogna trovare gli interpreti precisi che si incastrino bene in questo modo di giocare e quindi ecco, quello poi va a gusto, c'è chi piace una pallacanestro, chi piace l'altra, fortunatamente c'è eterogeneità di vedute, quindi è bello anche per quello la pallacanestro, che ci sono tanti modi di interpretarla. Il giocatore simbolo di Cremona da noi scelto è Jacopo Preti, alla classe 1994 con esperienze da due, che sta guidando la squadra con il 48% da due punti, il 36% da tre punti e l'82% ai liberi. A tal proposito, ascoltiamo le dichiarazioni del coach sul suo giocatore migliore.
Allora, innanzitutto Preti è un giocatore che fa del tiro da 3 punti la peculiarità migliore, vabbè, non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dice la sua carriera. Diciamo che quest'anno invece da noi perlomeno, ma è riuscito a elevare di tanto il proprio rendimento difensivo. Già lui aveva giocato in squadre dove c'era il cambio sistematico, tipo San Miniato, e quindi insomma, aveva questa attitudine, l'abbiamo preso proprio per questo. Poi sicuramente è un giocatore, uno streaky shooter pazzesco, perché quando apre la serie, diciamo, può fare tanto male. Poi il resto dei segreti se lo studieranno gli allenatori avversari, dai. Ma però sicuramente non è una sorpresa per noi. È un giocatore che si incastra bene con i propri colleghi di squadra. E quindi sicuramente anche uno dei giocatori più esperti che abbiamo, tra l'altro, quindi sicuramente un giocatore di primo livello, di primissimo livello per la Serie B, e siamo contenti di averlo noi. Il girone B sembra ormai definitivamente una questione privata tra voi e Cividale, una sfida a due. Ritiene che questa Coppa Italia sia la possibilità per poter avere un confronto diretto a livello agonistico con altre squadre del vostro calibro e soprattutto in ottica playoff un incontro ravvicinato con le squadre del girone A, quindi Vigevano e San Miniato? Ma sicuramente la kermesse della Coppa Italia è innanzitutto una grande soddisfazione, perché è una prima tappa dove si raccoglie così un primo risultato. Già partecipare alla Coppa Italia, secondo me, per una società, per una squadra, è già una grande vittoria. Poi, vabbè, noi già in prestagione, per esempio, Vigevano l'avevamo incontrata sia in amichevole che in Supercoppa, ma poi sono tutti giocatori che bene o male conosciamo. Conosco bene Coach Piazza. Insomma, non è arrivato ieri nell'ambito cestistico, quindi la stessa San Miniato. Tra l'altro, stamattina mi sono sentito con Coach Marchini per scambiare due chiacchiere poi su quelle che sono le future avversarie nostre e loro. Per cui non è una grande sorpresa, non è un grande test da questo punto di vista. Diciamo che è un primo resoconto. Sicuramente non dico che ci sono le 8 squadre più forti d'Italia, perché ci sono delle illustri escluse, tipo Sebastiani Rieti, tipo Rimini, che sulla carta, insomma, sono squadre non da poco. Però, dai, essere arrivati qua e avere così raggiunto questo primo traguardo inorgoglisce. E poi, soprattutto, certo, stiamo parlando di 8 squadre di altissimo profilo, e quindi non penso ci siano partite sulla carta facilissime. Poi certo può succedere che una squadra sbagli la partita e l'altra trovi la giornata buona, allora lì i divari si potrebbero anche dilatare, però partendo dallo 0-0, anche se ci sono favori del pronostico su una o sull'altra, diciamo che non è come una partita di campionato dove si parte magari prima contro ultima col pronostico chiuso. Qua può succedere tutto, quindi sono partite sfiziose anche da giocare. Le chiedo una cosa che teme del suo primo avversario, quindi di Vigevano, e una cosa che le altre 7 contendenti devono temere di Cremona. Allora, innanzitutto Vigevano è una squadra ben allenata, è una squadra che gioca una bella pallacanestro. Quella cosa che temo di più è se riusciranno a trovare le percentuali da 3 punti, perché quasi tutti i giocatori hanno questo range di tiro, e poi la fisicità, perché anche loro sono abbastanza una squadra magari che non ha il 2,10 m, ma che fisicamente hanno un'ottima attitudine, un'ottima propensione a giocarsela dal punto di vista fisico. Ma quello che devono temere le altre squadre di Cremona, ma penso che tutti debbano tenere con tutti, è che sono partite secche, e nelle partite secche il quid in più, l'alchimia tattica, anziché la percentuale al tiro, possono fare la differenza. Diciamo che noi abbiamo, come oggi, come fiore all'occhiello, un impianto difensivo solido, quindi mi appello, diciamo, alla nostra difesa, dai. Per concludere, le chiedo di mandare un messaggio che vorrebbe far recapitare ai propri tifosi e soprattutto un biglietto da visita per il pubblico nazionale che descriva la sua squadra. Ma i tifosi di Cremona sono sempre calorosi, quindi non hanno bisogno di
di inviti, di niente, cioè ci stanno vicini, si sta bene tra l'altro a Cremona, quindi penso che anche tutti i giocatori percepiscano questa cosa, quindi più che fare inviti, eccetera, preferirei fare un ringraziamento per quello che ci stanno dando. Mentre per quanto riguarda, qua ho fatto un po' leccaculo, però va bene. No, per quanto riguarda i tifosi, diciamo a livello nazionale, che verranno a vedere le partite, spero che riescano a vedere la migliore Juve, perché a oggi, insomma, abbiamo fatto vedere buone cose e speriamo di andare avanti a dimostrare queste cose. Io penso che tutti quelli che sono arrivati a questa kermesse, tutte le squadre, meritino il massimo rispetto, la massima ammirazione, perché essere arrivati a una finale di Coppa Italia e così spulciando un po' i vari record delle squadre, insomma, ci sono arrivati tutti con dei record vinte e perse veramente importanti. Quindi spero che si divertano, che vedano una bella kermesse e insomma, poi che vinca il migliore, al di là dei colori, al di là di tutto, che sia un po' una festa di sport, visto che in questo periodo diciamo che di feste ne abbiamo viste po proprio poche, perché prima la pandemia, adesso questa cosa della guerra, insomma, dai, c'è bisogno anche un po' di leggerezza, un po' di mente sgombra, quindi dico divertitevi e speriamo di farvi divertire.